Bene, buongiorno a tutti, buonasera, benvenuti. Penso che siamo in diretta e vediamo se mi sentite. Apro le slide in modo che adesso posso condividere lo schermo con voi. Pronti? Pronti, vediamo, si fa così. Condivisione dello schermo, schermo principale. E voilà. Nel webinar e la classe virtuale funziona in questo modo, vedete che all'interno della sezione board avete la board del webinar odierno e c'è all'interno una sezione con una grossa scritta chat, si chiama, basta recarsi lì e qui potete scrivere tutto quello che volete. Ecco, naturalmente io non posso guardare la chat e contemporaneamente spiegare, per cui prima farò qualche spiegazione, lezione, come si suol dire, e poi vi potrò leggere e quindi rispondere anche alle vostre osservazioni. Allora, i prodotti di cui vi parlo eventualmente sono liberamente scelti dal sottoscritto, voglio dire che questo è un webinar indipendente, non è sponsorizzato da nessuno. E gli eventuali prodotti di cui parlo sono il frutto di una mia libera scelta, giusta o sbagliata che sia, poi ognuno avrà ovviamente le sue preferenze. Ecco, queste sono le indicazioni che vi ho appena dato e queste slide saranno poi collocate all'interno della board, quindi voi le potrete poi scaricare dopo il webinar o immediatamente dopo o il giorno dopo, insomma, il tempo necessario per svolgere queste operazioni. Allora, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo, come dice il titolo, di progettazione e costruzione di scene parlanti reali e interattive. È molto curioso, parecchi di voi si chiedono che cosa siano queste scene parlanti. Beh, intanto dovete sapere che il termine scena parlante, in campo didattico, perché non so se esista in campo scenografico, teatrale, così. In campo didattico è stata una mia creazione, nel senso che proprio questa definizione, questo titolo, il nome scena parlante, l'ho dato a una serie di lavori che da molti anni porto avanti. Con chi porto avanti? Porto avanti con persone di tutte le età, con bambini della scuola elementare, con i miei studenti di scuola superiore e con persone adulte nel campo della formazione aziendale, per esempio. Vedrete che si tratta di uno strumento interessantissimo per l'apprendimento e allo stesso tempo anche per imparare delle tecniche di comunicazione e delle tecnologie legate a queste tecniche. A me piace moltissimo e tutte le volte che ho la possibilità mi propongo progetti di questo tipo. Vediamo il workflow, come dicevo prima. Da che cosa partiremo questa sera? Ecco, partiamo da qui, cioè partiamo dalla didattica museale. Didattica museale per la didattica, cioè, anzi, precisiamo, per l'apprendimento. Didattica museale per l'apprendimento. Perché? Perché qualche riflessione, qualche considerazione sulla didattica museale è indispensabile per comprendere quello che è faremo questa sera e soprattutto per capire la struttura pedagogica di un apprendimento fondato sulle scene parlanti. Poi parleremo naturalmente di materiali di recupero e non perché le scene vanno costruite, ma come vanno costruite, in che modo, attraverso quali procedure, lo vedrete naturalmente questa sera, sarà il secondo step. Poi ci occupiamo di costruire e progettare le scene. Naturalmente, prima si progettano e poi si costruiscono. E tra l'altro avremo a disposizione anche decine di fotografie e filmati così che vi permetteranno di entrare proprio nel vivo di questa produzione. Poi, una volta costruita la scena, bisogna aggiungere le interazioni, cioè la scena deve essere godibile, sfruttabile, deve essere deve potersi comunicare da diversi punti di vista e con diversi strumenti, e li vedremo. E poi la divulgazione, controllo e valutazione, tre grosse questioni che chiuderanno il nostro webinar. Allora, c'è molta carne al fuoco, potremmo parlare per una settimana,
di queste tecniche, anzi quando le spiego naturalmente richiedono più giorni perché le spiego proprio nel vivo, quindi le costruiamo queste scene, le progettiamo, mettiamo in atto tutto il processo ed è molto divertente. Qui noi abbiamo un'oretta e un quarto ancora a disposizione e quindi dobbiamo, come al solito, concentrare tutto. Però io spero che questo webinar vi dia degli spunti e delle che possano ispirare la vostra didattica. Quindi cominciamo e partiamo dalla didattica museale. Lo vedete, la didattica museale è essenzialmente una didattica orientata a comunicare, orientata a far comprendere qualche cosa ai soggetti che in quel momento frequentano un'esposizione, frequentano un museo, una mostra e che devono essere posti nella condizione di comprendere quello che stanno osservando. Guardate che una delle caratteristiche fondamentali della didattica museale è che parla contemporaneamente a più persone, quindi si trova a dover interagire con, in gergo noi possiamo definirli come target diversi, ma questo vuol dire in sostanza livelli culturali differenti, interessi diversi. Supponiamo una famiglia classica di quattro persone, i due genitori e due figlioli. Poniamo che la mamma abbia trascinato tutta la famiglia in questa esposizione perché ha un interesse, magari non lo so, lei si occupa di biologia, lavora nel settore biologico e ha interesse a comprendere determinati contenuti e quindi li analizzerà anche in profondità. Lei avrà bisogno di un certo tipo di informazioni, di contenuti particolarmente approfonditi. Poi c'è suo marito, magari era sabato mattina, non c'ha granché voglia di uscire, però insomma tutta la famiglia. Che cosa guarderà suo marito? Suo marito magari non è molto interessato alla biologia, però qualche contenuto lo apprenderà e soprattutto sarà interessato magari dalla struttura con la quale, attraverso la quale questa esposizione può veicolare i propri contenuti. Poi magari, non so, c'è il ragazzino di terza media che deve dare l'esame finale e quindi è interessato proprio a capire questi oggetti così come le scritte e proprio come le cose vengono raccontate, affascinato da tutto l'apparato che lui può osservare e anche toccare. Poi magari c'è anche la sua sorellina più piccolina di 5-6 anni, poniamo, che è interessata magari a schiacciare dei pulsantini, un po' legge sì e no, però ci sono dei fumetti che l'accompagnano. Ecco, vedete, questo è il cuore della didattica museale, cioè riuscire a parlare contemporaneamente a interessi, età, livelli di approfondimento differenti, contemporaneamente. Sempre di più i musei, le esposizioni sono strutturati in questo modo. Non è facile. Guardate che la stragrande maggioranza dei musei e di quello che viene chiamato didattica museale non è organizzato in questo modo. La didattica museale viene ridotta molto spesso a delle attività che vengono svolte con classi scolaresche che vi prendono parte o con bambini accompagnati da famiglie, vengono magari chiamati in disparte e con loro si svolgono delle attività specifiche. Allora, questa non è una didattica inclusiva, cioè non è una didattica che consente a tutti di partecipare contemporaneamente. Non è quindi una didattica personalizzata. Una didattica personalizzata è una didattica che è in grado, nello stesso momento, di interessare e rivolgersi a differenti target con problematiche, interessi, livelli di approfondimento differenti. La punta più avanzata della didattica museale è l'esempio che vi ho mostrato prima. Ora, per noi questo è
veramente qualcosa di notevole. Perché? Perché in fin dei conti che cosa fa un insegnante se non dover trasmettere dei contenuti, appassionare i propri ragazzi, trasferire delle conoscenze, organizzare con loro delle attività didattiche a livelli diversi, perché una classe non è mai uguale, ma cercando di fare in modo che tutti possano raggiungere degli obiettivi in parte comuni, in parte anche personali, e che questo possa avvenire in unità di tempo e di spazio, perché l'insegnante non può moltiplicare il tempo e neanche ha il dono dell'ubiquità, e quindi è costretto a svolgere la sua professione in un tempo determinato, in uno spazio anche determinato. Quindi vedete, proprio la didattica museale fa veramente, come si potrebbe dire, al caso nostro, anzi al caso vostro. Io anzi mi stupisco del fatto che voi non vi siate occupati mai fino ad ora approfonditamente di questo tema che riguarda appunto la didattica museale. Però attenzione, perché se voi studiate didattica museale all'università non vi insegnano le cose di cui adesso io vi parlerò. In parte sì, c'è cioè un certo terreno, naturalmente c'è, ma altrimenti voi veleggerete su tutta una serie di definizioni, informazioni così, che però non si concretizzeranno in strumenti concreti che voi potete utilizzare in classe. E io invece vi dico che oggi, 1° marzo, voi, se seguite con attenzione quello che io cercherò di spiegarvi, potrete cominciare un straordinario progetto di didattica museale, quindi tradotto però per i nostri scopi lo chiamiamo scene parlanti, quindi potete iniziare uno straordinario progetto di scene parlanti e concluderlo nel mese di giugno e magari organizzare attorno a questo progetto una bella conferenza, un bel meeting, una visita dei genitori oppure di altri studenti, potete organizzare anche l'orientamento, insomma vedrete in quale mondo ci andremo a ficcare. E questo ve l'ho spiegato senza farvi mostrare, senza mostrarvi la slide, però quello che dice in più rispetto a quello che vi ho spiegato prima è che la didattica museale utilizza tutti gli strumenti di divulgazione in presenza, a distanza, mobili, analogici, digitali, on e offline. Perché deve utilizzare tutti questi strumenti? Beh, la risposta la potreste dare voi stessi, è proprio per poter raggiungere tutto il target a disposizione. E non esistono tecnologie vecchie e tecnologie moderne. Un manifesto, che potrebbe essere considerato una vecchia tecnologia, è invece una tecnologia straordinaria per le scene parlanti, ma anche la realtà aumentata, tanto per citare i due opposti, per non parlare ovviamente di produzioni filmiche, animazioni, passo 1, green screen, opuscoli, podcast. Veramente all'interno della didattica museale rientrano tutte, e vi dico veramente tutte, le tecnologie che voi conoscete e tutte quelle che potreste conoscere per la didattica. Ci sono dei benefici evidenti quando noi ci occupiamo di questo tema. Per esempio, noi insegniamo agli studenti il metodo della ricerca e della divulgazione storica attraverso le fonti. Li abituiamo, per esempio, a formulare un discorso storico scientifico divulgativo, ad esporre attraverso tutti i sistemi della comunicazione museale, ovviamente, metteteci dentro appunto anche i dépliants, opuscoli e così via, presentare il risultato del loro studio in forma narrativa. Cioè, nella sostanza, noi facciamo anche un'operazione intelligente che amplia le capacità di comunicazione, di rappresentazione, sintesi e narrative nelle diverse discipline con la costruzione di scene parlanti, scatole parlanti, libri a pop-up, scenografie, animazione a passo 1, diari di viaggio, eccetera, che sono tutti elementi che possono essere collocati all'interno di quella che prima abbiamo definito come didattica museale. Quindi stiamo parlando di qualche cosa di molto trasversale. La didattica
che vi propongo attraverso le scene parlanti è chiaramente una didattica collaborativa, ma proprio la collaborazione è il perno, ma non tanto dal punto di vista, diciamo, come dire, dell'organizzazione, della ripartizione dei compiti, ma proprio perché senza questa cooperazione non si arriva a un risultato. Voglio dire questo, io studente posso scrivere un saggio breve per conto mio o lo posso scrivere all'interno di una redazione, quindi posso indifferentemente utilizzare dei metodi cooperativi o un metodo personale individuale. Questo dipenderà dall'insegnante, dalle scelte, dal contesto in cui operiamo. Ma non posso creare una scena parlante da solo, questa è la questione. Non posso raggiungere lo stesso risultato da solo, devo passare per forza attraverso una cooperazione. E quindi questa cooperazione permette di strutturare un rapporto attivo con l'apprendimento, perché tra le altre cose ci permette anche di unire reale e virtuale, perché la scena parlante è qualcosa che esiste, ma l'apparato di comunicazione può essere anche in gran parte virtuale, per esempio. Poi impariamo a utilizzare le tecnologie esistenti, tecnologie che magari molto spesso gli studenti già sanno utilizzare, ma che, dovendole poi inserire, agganciare all'interno di una scena parlante, ecco, beh, lì si trovano in grande difficoltà, perché sapete, un conto è impiegare una tecnologia per uno scambio tra gli amici, nel proprio gruppo e così via, e un conto invece si tratta di ripensare l'utilizzo di quella stessa tecnologia all'interno di un progetto molto complesso che deve produrre una comunicazione significativa su dei contenuti che a loro volta sono anche importanti. Quindi parliamo per questo di capacità di uso critico e consapevole degli strumenti. E poi naturalmente la costruzione di una scena di questo genere comporta anche la diffusione di competenze digitali, non solo tra gli insegnanti, intanto perché anche fra gli insegnanti è necessaria una cooperazione. Voi pensate solamente al fatto che bisogna decidere all'interno della scuola dove collocare le scene parlanti. Bisogna anche decidere all'interno della scuola quale spazio si può ricavare per poter costruire e progettare queste scene. Quindi già solo il pensare a costruire una scena parlante comporta il definire con i nostri colleghi gli spazi necessari per poter produrre questa esperienza. Più tutto il resto, ovviamente, perché le competenze che sono in moto, che vengono messe in gioco nella costruzione di una scena parlante, sono le più disparate. E quindi, quale luogo migliore di una scuola, dove appunto discipline e competenze sono le più varie, per creare questo progetto? Poi dobbiamo stabilire il progetto inizialmente, quindi operare delle scelte. Dobbiamo capire quali sono le discipline e gli argomenti di cui la scena si occuperà. Poi dobbiamo anche pensare al fatto che le scene possono essere di classe, possono essere scene di interclasse, cioè nel senso che magari due o tre classi potrebbero partecipare alla costruzione di una grande scena o più scene. Oppure potrebbero essere delle scene individuali, cioè delle piccole scene che ogni studente produce. Ma vi ho detto prima che anche la scena individuale però è il prodotto di un processo cooperativo. Poi infatti vi spiegherò come si realizza questo, ma vi anticipo il fatto che, per esempio, se qualche studente è particolarmente capace a disegnare o a dipingere, lui si potrà occupare di questo anche per altri studenti. Quindi in realtà il prodotto sarà sì il prodotto di Mariolino, ma costruito realmente con la cooperazione di tutti. Questo è un esempio, ma ne vedremo altri. Poi dobbiamo decidere anche per quale motivo vogliamo creare una scena, perché guardate che un lavoro di questa portata deve avere un pubblico. È obbligatorio che venga presentato in un contesto pubblico. E perché? Perché c'è dietro un grosso lavoro, non solo manuale, ma anche un grosso lavoro intellettuale, un grosso lavoro che confluisce in un oggetto ben visibile, bello,
che si tocca, che si vede, che è veramente il frutto di un lavoro. E quindi pensate a qualche occasione pubblica importante che possa valorizzare quello che avete prodotto. Per esempio, esposizione per esami, esposizione pubblica con Learning Celebration, quindi spiegando ai genitori e alla popolazione del quartiere locale che cosa avete fatto, come avete lavorato. Cioè, create veramente un'esposizione, perché didattica museale, quindi convocate delle persone all'interno della vostra struttura affinché possano apprezzare quello che avete fatto. E poi ci sono le ispirazioni di cui dovete tenere conto, perché nulla nasce da nulla. Allora, io posso essere una fonte di ispirazione perché oggi vi spiego tutta una serie di cose che vi potranno essere d'aiuto nella costruzione di questo progetto, ma questo non basta. Dovete toccare con mano altri progetti professionali che sono stati realizzati per scopi professionali. Per esempio, potete recarvi nelle istituzioni apposite, quindi questo per esempio una immagine scattata al Museo di Scienze Naturali di Milano, che ha delle teche bellissime. Ci sono tanti musei in giro per l'Italia, esposizioni così, che presentano delle teche, presentano delle scenografie, presentano delle costruzioni anche meccaniche che rappresentano processi naturali, processi industriali e così via. Ecco, portate i vostri studenti in una visita di istruzione affinché possano prendere nota di tutto quello che trovano all'interno di questo tipo di esposizione. Non ultimo, per esempio, la cartellonistica. Vi ricordate prima quando facevo l'esempio della famiglia composta da 4 persone? Bene, la cartellonistica è uno dei modi attraverso i quali la didattica museale parla alle persone, il museo stesso parla direttamente alle persone, quindi avete colorazioni diverse, avete caratteri diversi, collocazione diversa delle stesse informazioni, che ovviamente devono essere più basse per i bambini, più alte per i genitori. Sono sciocchezzuole che però devono portarvi a riflettere e devono portare i vostri studenti a prendere appunti su tutto questo tipo di organizzazione, affinché poi si possa decidere in che modo sarà rappresentata la struttura e da quali elementi sarà costituita la struttura che volete creare. Adesso parliamo di come reperire i materiali. Bene, allora, i materiali. Prima di tutto dobbiamo comprendere che la scena parlante non è un diorama, o detto in altri termini, non è un plastico. Che cosa vuol dire questo? Qual è la grande differenza? La grande differenza è che un diorama, un plastico, prevede la costruzione di una scena attraverso una scala, e quindi tutti gli oggetti, gli elementi, gli uomini, gli animali, le costruzioni, le abitazioni che sono inserite all'interno di un diorama devono essere rigorosamente in scala. Se voi siete passati qualche volta da un negozio di modellismo, avete visto che ci sono i soldatini in scala 1,75 piuttosto che altre scale. Allora, il diorama deve stabilire delle proporzioni precise, per cui un palazzo non può essere più piccolo di un'automobile, chiaramente, di un camion. Però costruire un diorama è molto complesso, perché richiede due cose che noi non possiamo fare. La prima è di reperire solo materiale in scala. È impossibile perché non ci sono materiali per rappresentare qualsiasi cosa noi volessimo rappresentare, cioè non ci sono materiali pronti per tutto. Oltretutto, i materiali di modellismo in scala costano parecchio, noi ne faremo uso, ma un uso molto limitato, e in terzo luogo noi perderemmo molto, ma molto tempo nella costruzione di eventuali materiali in scala. E per costruire materiali in scala occorre una perizia particolare che sicuramente
non avremmo a scuola e non potremmo acquisire. E tutto ciò richiede anche un dispendio di tempo notevole. Quindi ecco perché ho cercato un termine che potesse dare l'idea, ma che non fosse così vincolato ai diorami e ai plastici. E il termine appunto di scena parlante. La scena parlante è una scena che ci parla, non è necessariamente un oggetto costruito in scala e con tutti i crismi, se vogliamo, è più un oggetto simbolico, ci deve comunicare qualche cosa. Quindi noi non facciamo la riproduzione esatta della scena di una rivoluzione industriale, se vogliamo, tra l'altro questa è una delle scene parlanti che vedremo fra poco, ma faremo in modo che se noi dovessimo parlare della rivoluzione industriale, ecco che avremo all'interno di questa scena tutta una serie di elementi che sono rappresentativi di questo tema, ma che non necessariamente sono organizzati attraverso una scala e neanche disposti attraverso una struttura corretta da un punto di vista ambientale del tema di cui stiamo parlando, quindi in questo caso rivoluzione parlante. Poi abbiamo invece voluto introdurre un altro elemento strutturale che da un punto di vista didattico per noi è di grandissima importanza, mentre dal punto di vista professionale e scientifico non lo è affatto, che sono i materiali di recupero, perché i materiali di recupero sono un elemento didattico per il fatto che costringono gli studenti a pensare come poter utilizzare degli oggetti che vengono portati in classe e che potrebbero essere impiegati nella scena. Cioè richiedono uno sforzo di adattamento e quindi richiedono uno sforzo intellettuale, uno sforzo logico, uno sforzo anche analitico, ma anche uno sforzo creativo. Quindi creatività e intelligenza vanno di pari passo attraverso la ricerca di materiali di recupero. E invece all'interno di un museo o di una esposizione istituzionale chiaramente non vengono utilizzati materiali di recupero, non è questo il loro scopo. Materiali di recupero, ma anche qualsiasi tipo di materiale che noi possiamo avere in casa, da bastoncini di legno a pezzi di stoffa o non so, a un oggetto vintage degli anni 50 che potrebbe essere, famiglia permettendo, utilizzato all'interno della nostra scena. Quindi abbiamo capito che le scene sono simboliche. Ecco, come reperiamo i materiali? I materiali di recupero che noi possiamo reperire sono scatole, oggetti di tutti i tipi, disegni, Playmobil, Lego, oggetti di modellismo aeronavale e ferroviario, piccole costruzioni che ci servono per realizzare le ambientazioni mobili che ci permettono di realizzare delle piccole scenografie portatili e illustrate. Qui questa immagine rappresenta una scena parlante che è composta da una fattoria, che in realtà non è una fattoria ma è una casa di tipo militare, quindi fa parte del modellismo militare, e però è stata opportunamente riadattata, sono state operate delle aperture, disegnate in modo diverso, il tetto e così via, da sembrare una fattoria. Questi soggetti invece sono soggetti presi e recuperati dal modellismo aeronavale, dal modellismo ferroviario, quindi sono diciamo passeggeri di treni, persone in attesa e così via, anche qui un po' modificate e messe a punto. Poi per il resto vedete che il pozzo è stato costruito con materiali di recupero, il secchiello è qualcosa che appartiene a qualche, non so, Lego, vada la pesca che cosa, no? Questi sono bastoncini di legno, poi ci sono dei sassi, naturalmente potete utilizzare vari elementi naturali che potete trovare anche ai giardini, nel cortile della scuola, nelle vostre passeggiate, e un po' per volta la scena viene costruita mescolando in questo caso elementi di modellismo, perché
sarebbe troppo complicato magari costruire una casa di questo genere, per dire. E gli alberelli, ecco, gli alberi anche si possono costruire naturalmente, e quindi la mescolare queste due cose è molto importante, perché è proprio quello che noi dobbiamo fare. I materiali di modellismo sono interessanti e vanno usati con parsimonia, sia perché appunto sono costosi. Ecco, che se noi abbiamo bisogno di una nave egizia, una bireme greca, beh, è bello poter acquistare un materiale di questo genere, un prodotto così, e poi montarlo. Però attenzione, perché richiede del tempo, quindi vi dovete organizzare, richiede tempo e precisione. Molto spesso queste cose possono essere costruite suddividendo in gruppi la lavorazione, quindi chi si occupa di montare una parte, una fiancata, chi si occupa di montare un'altra, poi le due fiancate vengono unite, chi si occupa delle vele, poi la colorazione, e così via. E io suggerisco di usare qualche volta materiali di modellismo, perché arricchiscono, rendono, impreziosiscono il nostro lavoro, e allo stesso tempo, per esempio, aprono la strada a tutte le operazioni di motricità fine, colorazione e così via, che sono utili sia per i ragazzi che abbiamo in classe, così, ma anche per i ragazzi in difficoltà di apprendimento, certificati, eccetera, che possono dare il loro contributo, ed è un contributo concreto dentro un processo di produzione reale. Pensate cosa significhi per un ragazzo in queste condizioni poter dire che l'opera che farà felice una classe, una scuola, le persone che la vedranno, beh, quell'opera ha al suo interno anche un proprio concreto contributo, e questo contributo è visibile, si tocca, è un oggetto che esiste realmente. Fra i materiali di modellismo non dimenticate per esempio le persone, ecco, questo è molto importante. Guardate che è molto complicato questo campo, perché i personaggi nel materiale di modellismo sono fondamentalmente dei militari, oppure sono dei passeggeri, delle persone che devono abbellire le stazioni ferroviarie e i treni. Quindi li troviamo solo nel modellismo ferroviario e nel modellismo militare. Però nessuna paura, perché vedete, anche un gerarca nazista di questo tipo, no? Noi lo lavoriamo, perché con una taglierina, con una lametta, così con calma, anche con delle forbici, noi modelliamo il casco, gli togliamo, per esempio, gli togliamo degli elementi e lo trasformiamo in un cappello, togliamo il cinturone, la pistola, le armi e così via, coloriamo diversamente con un ferro caldo, quindi accendiamo una candela in classe, poi prendiamo un ferro che sia impugnabile senza trasmettere il colore, quindi lo proteggiamo dal lato dell'impugnatura, lo scaldiamo e con un ferro rovente noi possiamo rimodellare il personaggio. E guardate che noi abbiamo trasformato dei militari incalliti in tranquilli personaggi di romanzi e di storie che abbiamo letto in classe, quindi nessun problema. Poi una cosa importante che hanno i negozi di modellismo sono i pannelli, per esempio le basi di questo genere. Voi le potete anche trovare nei negozi di bricolage, però quelli di modellismo sono già pronte, per esempio anche queste basi, che sono interessanti per poter collocare al di sopra dei personaggi oppure dei tralicci, così. Poi hanno i negozi di modellismo, interessantissimo, hanno tutti i materiali di carpenteria, quindi voi potete trovare tegole, potete trovare mattoni, molto belli i mattoni, trovate anche per esempio elementi di questo genere. Ecco, questo è un container, siamo sempre nell'ambito, chiaramente avete militari, quindi siamo sempre nell'ambito della guerra, però noi questi oggetti, che si montano facilmente, perché a differenza di una trireme romana, questi si montano in 4x48, voi li potete trasformare, colorare, potete costruire dei tetti differenti sopra, eccetera, e quindi li trasformate, non lo so, nella rivoluzione industriale noi li abbiamo utilizzati come
strumenti, come edifici, come si chiama, come fabbriche, come officine. Poi, per quanto riguarda i racconti che devono corredare la scena, ricordatevi sempre che dobbiamo partire dai testi. Quindi, prima di tutto, prima di mettersi al lavoro sulla costruzione della scena stessa, noi dobbiamo già avere in mano i testi che la scena dovrà comunicare, perché è su questi che poi noi costruiremo proprio la struttura. Poi questi testi saranno di nuovo modificati, chiaramente, perché dovranno fornire i contenuti per la realtà aumentata, piuttosto che per i codici QR o per gli opuscoli o per i poster, ma il testo di partenza deve esserci. Quindi qui, per esempio, stanno scrivendo un testo sul petrolio, perché stanno costruendo una scena parlante sulla rivoluzione industriale, e quindi sulla seconda rivoluzione industriale. Quindi abbiamo prima radunato tutti i contenuti da un punto di vista testuale per poi costruire la scena. Naturalmente prima avete visto un iPad, questo è un quaderno, non è questa la questione, ma diciamo del supporto, ma dovete proprio la prima cosa da fare è progettare i contenuti. Quindi definire i supporti, studiare le dimensioni, scegliere i materiali, definire le aree dove disporre i materiali, è importante, l'ho accennato prima, dovete avere un luogo poi per l'esposizione, e poi guardate che dovete impartire le istruzioni per la pulizia e la sicurezza, vale a dire i ragazzi devono abituarsi a riporre i pennelli, a mettere in ordine l'aula che hanno utilizzato per la costruzione, quindi gli oggetti da taglio vanno sistemati, collocati in apposite scatole, vanno separati dagli oggetti da colorare, i pennelli vanno messi in acqua, eventualmente vanno anche asciugati se non pensate di ritornare nel giro di un paio di giorni a rilavorare sulla scena, e così via. Devono essere disposti tutti i materiali correttamente. Sono molto importanti i pannelli di supporto per la scena. Dovete stabilire le dimensioni di questa scena, per esempio 50 cm per 50 cm di lato, un metro per un metro, dipende se desiderate costruirne una, due, tre, oppure scene più piccole per ciascun allievo, coppie o diciamo gruppetti. Ecco, questa scelta la dovete stabilire subito. Dovete scegliere dei materiali che siano duri e resistenti, non deformabili all'acqua naturalmente, e che non si imbarchino, non si incurvino sotto il peso, sotto la colla, perché naturalmente qui poi su questa base andrà spalmato il vinaville per realizzare il terreno, che può essere un prato, possono essere strade, o può essere composto da vari elementi, quindi deve poter supportare l'umidità tranquillamente. Ecco perché io vi indirizzavo nei negozi di modellismo, perché rischiate, se non siete competenti in questo campo, nel bricolage, di acquistare per esempio dei compensati che si imbarcano, dei trucciolati che pesano un sacco e sono anche complicati da trasportare e non hanno poi la stessa resa. Poi è molto importante dotarsi di supporti scenografici, cioè di pannelli. Lo vedete qui, l'immagine un po' sfocata, ma nelle fotografie che vi mostrerò fra poco di costruzione della scena parlante, vedrete l'importanza di questi pannelli. Questi pannelli in sostanza vanno fissati alla base della scena e riprodurranno sostanzialmente delle fotografie che verranno ingrandite, poi incollate qui, oppure potranno reggere degli altri elementi, delle scritte e così via. Che tipo di pannelli sono? Sono dei pannelli bianchi in forex di varie dimensioni e spessore per il supporto scenografico. È chiaro che più grande è il pannello e più deve essere spesso. Di spessore parliamo di un millimetro, un paio di millimetri al massimo, non stiamo parlando di spessori pazzeschi, mentre più piccoli sono e più anche possono essere leggeri. Di questi pannelli ve ne dovete procurare un tot. Dove li procurate? Ecco, io vi dico ancora in questo caso, per i materiali di supporto, un giro
in un bel negozio di modellismo vedete che vi darà delle idee e degli strumenti molto utili. Utilizzerete delle taglierine e una riga di metallo per fare un taglio dritto, perché voi acquisterete dei pannelli magari anche abbastanza grandi, perché se acquistate dei pannelli grandi chiaramente li potrete tagliare e ne potrete avere diversi di diverse dimensioni. Invece è molto complicato poi incollare e mantenere in piedi due o tre pannelli piccoli. Quindi prenderete dei pannelli grandi, acquisterete una taglierina, uno strumento di cutting, normalmente è tipo un bisturi, anzi molto spesso è proprio quasi un bisturi da ospedale, quindi molto tagliente, e con l'impugnatura di metallo. Qualcuno magari di voi si può chiedere se sono strumenti adatti per i bambini. Certamente, io li ho usati con ragazzini di 10, 11, 12 anni. Bisogna farlo naturalmente in modo accurato. Se ben istruiti, questi ragazzi avranno cura del loro lavoro, proprio perché si tratta di un loro lavoro e di un lavoro particolarmente interessante. Quindi non c'è niente di male. Quando si tratta di tagliare un forex, lo si fa insieme all'insegnante, si toglie la plastica di protezione della lama, si prende una riga di metallo, molto importante, di metallo, si sta prima con la matita, ovviamente si traccia la linea di taglio, poi si appoggia la riga di metallo e quindi insieme si fa questa operazione. Poi si ricolloca il cappuccio di chiusura e quindi si mette a posto la taglierina nella scatoletta che terrà gli oggetti da taglio. Ed ecco qua infatti come funziona. Vedete, in questo caso questo ragazzo sta tagliando questo pannello. Non ho un'immagine migliore da mostrarvi perché la riga è coperta dal braccio, ma comunque poi sono foto che in questo caso realizzano loro, e quindi bene, tanto per darvi un'idea. Ecco come i pannelli vengono collocati. Allora, qui voi avete una parte della scena parlante, che in questo caso è quella sulla seconda rivoluzione industriale. Vedete, ci sono vari elementi che sono stati costruiti. Questo tra l'altro è carta, ve lo dico subito perché poi magari mi dimentico. Questa non è altro che carta, è una carta particolare che voi trovate nei negozi di modellismo, anche nelle cartolerie ben fornite. Quindi è una carta che si può modellare, che resta abbastanza rigida e sulla quale potete poi incollare col Vinavil diversi elementi naturali come sassi, ghiaia, la finta erba, e poi la dipingete, e questo dà l'idea di una miniera, dell'ingresso di una miniera. Ed ecco però, che è ciò di cui vi volevo parlare adesso, come vengono collocati i pannelli di Forex. Vedete, questo è uno di quei pannelli che abbiamo visto prima, bianchi, sul quale è stata incollata una immagine fotografica. Questa immagine è stata stampata su un supporto adesivo. Lo fanno i service, non sono delle cose care, tanto di queste immagini così ne userete 3-4 al massimo, che forniranno quei 3-4 pannelli che creano, come dire, la scenografia teatrale fondamentale, perché non possiamo mica metterci lì a riprodurre questo po' di cose, ovviamente. Un'immagine è più che sufficiente. Però guardate che ha un effetto straordinario, quindi pannello di Forex, stampa presso un centro di un service di stampa delle stesse dimensioni di un'immagine. L'immagine è inutile che ve lo dica, ma deve essere di alta qualità, quindi non andate a scaricare su internet delle GIF che poi vengono qua tutte sgranate, qui non capite niente. Devono essere immagini libere da diritti, non vi sto a ripetere tutta la pappardella, ma soprattutto di grande qualità. Grande qualità vuol dire non meno di 2500 pixel un lato almeno, ecco. Quindi 4-5000 sarebbe ottimo, avremmo dei risultati eccezionali. Questo è un altro pannello. Questo invece è
una scena parlante che è stata costruita, che ho costruito all'interno di un'azienda, in questo caso formazione del personale, e la scena parlante riguarda il cinema, per diversi motivi, per cui eravamo all'interno anche di un progetto per la costruzione di una casa di produzione cinematografica e quindi il tema scelto era questo. E questo è un grande pannello che è stato collocato su questa scena, la vedete qui di sbieco, e con lo stesso sistema di prima, alla quale è stato applicato anche un QR code che porterà a delle informazioni relativamente all'immagine. In questo caso vedete Jack Nicholson in Shining, quindi siamo nella sezione della scena che parla del cinema horror, però il metodo è lo stesso. Questo è un altro pannello di Forex sul quale è stata incollata una scena e, come potete notare, sulla quale a sua volta è stato incollato un elemento di plastica qualsiasi che avesse la caratteristica di avere anche un piano di appoggio, e sono stati inseriti degli uomini che rappresentano gli operai che costruiscono questo grattacielo. Lo vedete? La fotografia mostra il grattacielo costruito fino a questo punto e poi questi operai che... Vedete quello che vi dicevo prima? Non abbiamo degli elementi in scala, altrimenti qui gli omini non li vedremmo neanche, ma è molto simbolica questa immagine e serve sempre all'interno. Torniamo alla scena invece della seconda rivoluzione industriale, serve per mostrare concretamente il processo di costruzione del grattacielo. Poi abbiamo bisogno di listelli di supporto. Allora segnatevi anche questa cosa, a parte che poi vi lascerò le slide, ma i listelli di supporto sono questi. Questi listelli sono dei materiali in legno che hanno un'apertura in mezzo nella quale si può infilare il Forex, opportunamente incollato. Qui sotto basta del Vinavil, e anche per il Forex basta del Vinavil, non è necessario scomodare colle particolari. Ecco che questo materiale, lo vedete? Questo listello può reggere dei pannelli. Un altro sistema è quello di inserire tutti gli elementi di questo tipo all'interno di un supporto che lo regge nella parte davanti e un altro nella parte dietro, quindi possono essere di metallo o di legno, sempre incollati con il Vinavil, va benissimo se voi avete usato un piano di quelli che vi ho illustrato prima. Ecco, guardate questi listelli di supporto per la mobilità. Allora, se notate, cerco di ingrandire l'immagine, spero che si veda tutto bene. Ecco, vedete che questo listello ha un'apertura in mezzo. Se voi ne collocate un altro rovesciato sopra il listello, che cosa ottenete? Ottenete il fatto che potete muovere, scorrere un listello, perché questo è fisso ed è incollato al piano, e questo invece si muove sopra. E quindi se sopra questo listello avete collocato dei personaggi, questa è una scena parlante che rappresenta i sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, però ambientati a Gotham City, e quindi i personaggi poi sono Batman, il Joker, sono il maggiordomo, cioè sono i personaggi di Batman, dell'ambiente di Batman, che rappresentano i sei personaggi, e quindi avevamo bisogno di muovere questi personaggi perché attorno alla loro mobilità è stato creato un film che rappresenta, poi lo vedrete questo filmatino, che rappresenta i sei personaggi. Allora, il meccanismo, torno a ripeterlo, è che questo listello è incollato sul piano, l'altro è rovesciato e quindi scorre, ma bisogna fare in modo che questo listello di scorrimento che porta il personaggio non balli, non salti per aria. Allora qui ci abbiamo inserito questo oggetto di plastica. Che cos'è questo oggetto di plastica? Allora, come si chiami non lo so, però è quell'oggetto di plastica che si usa quando
voi, cosa che fate tutti i giorni, montate il vostro impianto elettrico a casa, avete due fili, avete una piattina che deve correre lungo il muro, per tenerla fissa al muro voi ci mettete questi oggetti di plastica, poi qui battete il chiodo che viene conficcato nel muro e qui sotto passano le piattine, i vostri cavi elettrici, no? So che siete esperti in questo genere di operazioni. Bene, e allora voi fate questa operazione per invece non far passare dei cavi elettrici ma creare il movimento di questi personaggi. Un'altra cosa importante è che è l'allestimento, quindi lo spazio che voi utilizzerete, questo è uno spazio di recupero, quindi c'è una scala, la gente passa di qua, entra in un'altra area, perché in fin dei conti in questo caso ci bastava un piccolo spazio, però lo spazio deve essere protetto perché non stiamo a sporcare. Quindi in questo caso cosa stanno facendo i ragazzi? Abbiamo preso del cellophane e quindi per esempio quello per coprire mobili va benissimo, lo trovate di ferramenta, non costa niente praticamente. Prendete questi fogli, poi questi fogli devono essere scocciati, uniti attraverso lo scotch in modo da creare un bel telo e poi questo telo serve per coprire il pavimento. È bene coprire il pavimento anche in un'area maggiore perché guardate il lavoro si svolgeva in questa direzione e in quest'altra, ma voi coprite un'area maggiore perché? Perché capita che possa cadere magari una goccia di colore, questa goccia di colore può essere calpestata e quindi se il ragazzo cammina e non se ne accorge con questa goccia di colore che ha calpestato nel pavimento che non è protetto lo sporca. Invece se l'area è ampia lui fa anche in tempo ad accorgersene e quindi poi a pulire le scarpe. Quindi voi dovete pensare anche a tutto quello che serve per fare in modo che ci sia un certo ordine, una certa pulizia. Allora voglio insistere su questo aspetto per due motivi. Primo perché l'ordine e la pulizia in questo tipo di lavoro è parte integrante dell'apprendimento, cioè è l'educazione dei nostri studenti. E torno a ripetere che non avrete nella vostra vita scolastica occasioni migliori di queste per abituare anche ragazzi che normalmente non sono distratti o addirittura maleducati e non tengono cura degli arredi e delle cose che li circondano. Perché? Perché questo è proprio un loro lavoro, un lavoro alla quale loro si appassioneranno, che gli piacerà moltissimo e quindi voi avete in mano una leva straordinaria per portare molto più avanti di quanto sia possibile nella realtà tutto il discorso relativo alla cura e all'educazione. E poi perché altrimenti la scena non viene costruita. Quindi fa parte questo discorso non solo della didattica, ma proprio della costruzione della scena. Voi immaginate quando avrete un sacco di materiali, Lego, vestiti, Barbie, pezzi di oggetti, trenini, cose, listelli, legno, sassi, erba, erba finta, colori, eccetera. Tutto questo deve essere ordinato, se no non trovate più niente, tutto si mescola, i pennelli seccano e alla fine più niente è utilizzabile. Senza l'ordine e senza una disciplina molto precisa, niente di tutto questo può essere realizzato. Pannelli in Forris per foto adesive. Le foto adesive, eccolo qua, sono in PVC. Chiedete di stamparle su PVC adesivo. PVC è un materiale particolare che resiste all'umidità, all'acqua, abbastanza resistente, si usa anche in esterni, quindi lo potete tranquillamente impiegare. Anzi, dovete impiegare questo. Ecco la base della scena. Allora, qui la base della scena è coperta perché era di forma anche irregolare, poi esteticamente non stava bene, quindi si comincia a coprire la base della scena, per esempio con il nastro adesivo nero, poi si stucca, magari lo si modella meglio, in modo da avere, diciamo, tutta la base, proprio i lati, coperti o anche dipinti nel caso in cui sia ben limata e ben presentabile. E
E poi tutto quanto deve essere collocato su un tavolo. Guardate che questo tavolo inevitabilmente verrà sporcato, perché anche se voi lo proteggerete, il tavolo è un tavolo di lavoro e quindi scegliete dei tavoli che, anche banchi scolastici, così vecchi, magari vecchi arredi, che possano essere utilizzati e poi li terrete per sempre per questo tipo di attività. Quindi questo perché, vi dico questo perché magari se dovete acquistare atelier creativi, eccetera, eccetera, non state a spendere ma neanche 50 centesimi per degli arredi nuovi per fare questi lavori. Anche se ci sono degli arredi nuovi molto belli, così, ma non ne vale assolutamente la pena, secondo me, ve lo dico per esperienza. Poi, naturalmente bisogna inventare le scenografie, per inventare le scenografie dovete disporre di strumenti necessari, ambienti, eccetera. Qui siete rimandati a un filmato di qualche anno fa, però comunque diciamo come struttura è sempre valida, di miei allievi, un filmato anche forse anche di una decina di anni fa, però comunque va benissimo e ve lo vedrete poi per conto vostro quando ripercorrerete le slide, avete l'indirizzo qui per vedere il filmato. Adesso non voglio perdere tempo perché abbiamo ancora molte cose da vedere. Allora, partiamo con la costruzione. Ecco che la costruzione comincia. Qui siamo già in una fase un po' avanzata, però vedete, per esempio, questo ragazzo è molto bravo nel dipingere alcuni dettagli. Allora, lui sarà incaricato di dipingere i dettagli. È importante che voi possiate valorizzare quello che gli studenti sanno fare di meglio, studenti piccoli o grandi che siano, in modo tale che si determini questa reale cooperazione. Quindi anche nel caso in cui la scena possa essere una scena di un gruppo più piccolo o addirittura individuale, però ogni soggetto che partecipa alla costruzione sa di poter contare sulle competenze dei suoi compagni, quindi sa fin dall'inizio che il suo sarà un lavoro di successo. Quale che sia l'oggetto che verrà creato, questo oggetto esisterà, esisterà e sarà un buon oggetto. Anche se, come mi è spesso capitato di trovare, lo studente stesso, il ragazzo, si sottovaluta nelle sue stesse capacità. Ecco quindi che un po' per volta devono essere collocati i vari elementi sulla scena. Qui abbiamo un tappeto erboso, ve lo dicevo prima, Vinaville, ci sono ancora delle aree bianche, un po' per volta saranno coperte e via via. Qui siamo nell'area della seconda rivoluzione industriale, ma nell'area urbana, perché in questo caso sono state create due scene molto grandi, molto, insomma, diciamo di un 70 centimetri, direi un sì, forse un metro di lato ciascuna, che riguardavano l'una l'ambiente industriale, proprio con l'industria, le fabbriche, così, e l'altro invece l'ambiente urbano. Qui si sta lavorando all'ambiente urbano. Quindi c'è tutto il lavoro di adattamento degli oggetti. Questa voi pensate che era il comando militare di non so che cosa, che però viene trasformato, opportunamente tagliato, insomma aggiustato e colorato soprattutto, viene trasformato nella sede di una casa di produzione, no, nella sede di una multinazionale. Ecco qui, quindi si lavora per gruppi, se possibile si lavora per gruppi piccoli. Non si lavora in 20 persone, 25, tutti intorno a uno stesso spazio, no, c'è lo spazio qui, per esempio, dove si staccano gli elementi, si montano, i primi si incollano, eccetera. Vedete, andiamo a vedere avanti, a vedere altre immagini. Questa invece è l'area della colorazione, della disposizione, perché poi a mano che la scena viene costruita, entrano in gioco poi diverse competenze, diverse attività. Vedete, scorro un po' le immagini. Questa invece è una scena più piccola che serve per rappresentare l'automobile. Non c'entra con le scene di prima, siamo un altro tipo di lavoro. In questo caso sono scene costruite da due o tre ragazzi e vedete con quale precisione ha costruito questo studente questa
questi supporti, e anche questo, guardate con quale precisione ha tagliato questo supporto. Perché è riuscito a fare questa cosa? Perché voi dovete sapere che, e lo sapete certamente, i vostri studenti hanno la possibilità di utilizzare le competenze dei loro stessi genitori. Quindi in questo caso il papà di questo studente aveva una serie di materiali di legno, lavorava lui stesso un po' il legno, gli piaceva questa cosa e quindi ha aiutato suo figlio a creare un supporto che poi diventerà un po' per volta, vedete questo, per rappresentare, vediamo se anche qui, eccolo qui, per rappresentare poi la strada, diversi modelli di automobile, quindi poter parlare della nascita dell'automobile e del suo sviluppo nel Novecento. Ecco, dovete considerare che tanti studenti possono impiegare anche le competenze che i loro stessi genitori possono avere in casa, che possono andare da abilità pratiche di questo genere ad altre che possono essere anche, non so, la fotografia, la pesca, eccetera, per fornire anche degli strumenti, degli oggetti utili, materiali utili per i ragazzi. Ecco, questo per esempio è una scena parlante più piccola, quindi molto curioso. In questo caso il taglio non è stato fatto dai ragazzi, ma i supporti sono stati trovati. E questa scena rappresenta delle poesie di D'Annunzio, in questo caso. Poi qui invece abbiamo una scena più piccola. Le scene più piccole generalmente sono monotematiche, oppure hanno un tema fondamentale con due o tre collegamenti. Qui si parla di Fiesta, del romanzo di Hemingway. Questo invece è un robot che viene opportunamente vestito per rappresentare le maschere nel teatro greco. Questo robot poi esprime dei movimenti che sono sincronizzati con una voce registrata. Se siete interessati, potrei fare un webinar proprio su questo robot, su come si può manovrare e utilizzare, e possiamo fare un gioco a distanza, perché io posso tenere, l'ho fatto questo in un altro webinar l'anno scorso ed è stato interessante, perché io posso tenere il webinar collegato a casa mia e con una webcam voi lo vedete, e voi da casa vostra con il computer mi spedite usate una certa applicazione e mi spedite i movimenti che il robot deve fare, poi li applichiamo e vediamo se funzionano. È un giochetto molto interessante attraverso il quale vi spiego proprio anche l'utilizzazione di questo oggetto. Potete scrivermi nella chat di quella di WeSchool, vi prego, non quella di YouTube, quella di WeSchool. Entrate in WeSchool ed entrate nella board di questo seminario e lì trovate la scritta chat. Quindi non scrivete nella board generale, in quella di ingresso, perché poi si intasa e poi perdiamo la discussione. Invece nella board di questo seminario voi mi scrivete se siete interessati e quindi potremo vedere questo. I Lego, naturalmente, i cari vecchi Lego sono uno strumento importantissimo. Ecco, qui vedete sulla destra invece come la scena parlante, che era centrata sulla cinematografia, comincia a essere costruita. Vedete che qui abbiamo uno di quei pannelli più piccoli con i suoi listelli, guardate come entra nel listello. Questo è un giocattolo che è stato portato in azienda, quindi figlio cresciuto di qualche dipendente, e che spero che non gliel'abbia rubato dalle mani, cioè spero che sia stato un figlio cresciuto. Però questo per dirvi che ogni tipo di oggetto, anche i giocattoli più strani che avete messo in soffitta, che non si usano più, cose che vi capitano per le mani, possono essere utilizzate. Guardate, qui intravedete un vecchio vagoncino, chissà quale gioco. Ah sì, questa è una vecchia cosa western. Sapete quelle buste che si trovano in edicola, che sono piene di oggettini? Guardate, quelle buste sono straordinarie, perché con pochi euro voi avete decine e decine di oggetti di tutti i tipi, da animali, persone, scenografie, eccetera. Qui, se volete fare l'acqua, invece acquistatelo, potete fare su Amazon direttamente. Tante di queste cose
le potete acquistare su Amazon senza passare da un negozio di modellismo. Acquistate i prodotti che vi consentono di creare l'acqua. La prima sarà bianca, lo vedete, poi a mano che passano le ore inizia a cambiare colore e a diventare proprio un bello specchio d'acqua. È un materiale liquido, denso, che si colloca dove volete, non scorre, quindi non allaga nulla, non bagna nulla, non è controindicativo di niente e crea veramente dei bellissimi ambienti. Questi sono sassi e ghiaia che voi trovate per strada, ovviamente. Questo è il manifesto di Ben-Hur, questo è invece, lo vedete qui in basso, questo è un pannello che deve essere visto con gli occhiali stereoscopici e quindi è un'immagine che abbiamo riprodotto due volte secondo determinate disposizioni e quindi secondo le regole della stereoscopia che va vista attraverso questi occhiali. Anche qui, naturalmente, al pubblico questi occhiali devono essere forniti affinché possa vedere questa immagine e l'effetto che produce. Qui c'è invece la ricostruzione di un teatro, che è un teatro greco, vedete, questo è fatto con plastilina, con la creta, praticamente, però mista a stoffe di raso e personaggini che sono stati trovati opportunamente riadattati. Anche le colonne sono state ricostruite. Quindi vedete con quale pasticcio, cioè con quale mescolanza di tecniche interessanti, di linguaggi, la scena viene costruita. Andiamo avanti, vediamo i nostri scenografi e costruttori all'opera. Ecco qua le scene che vengono composte. Guardate anche questi piccoli cartelli, questo è un traguardo. Ecco, questa è l'area del cinema in relazione ai videogame. Quindi il cinema tratto da videogame. Quindi c'è un arrivo che è stato concepito in questo modo con l'auto che deve tagliare il traguardo, è un simbolo. Poi se passate qui, questa invece è la piccola area dedicata alla commedia, questa è la piccola area dedicata al cinema western. E questi sono gli effetti speciali, anche questa è un'altra immagine stereoscopica. Ecco qua, vedete come i pannelli sono costruiti e qui abbiamo praticamente due aree nelle quali si lavora, questa per la costruzione, questa per la modellazione e colorazione. Eccoci qua ancora al lavoro, tanto per darvi un'idea. Guardate questi oggettini che sono molto carini, sono, ecco, oggettini di questo genere, voi li trovate a bizzeffe nei negozi di modellismo navale. I negozi di modellismo navale hanno degli oggettini simpaticissimi e utilissimi, questi possono diventare qualsiasi cosa. Per esempio, li abbiamo utilizzati nell'ambientazione di Gotham City per rendere più gotico il paesaggio. Che cosa sono? Sono degli elementi che si trovano sulle navi, che servono, sono degli sfiatatoi, degli strumenti per aereare le parti interne della nave sottocoperta. Però voi le potete utilizzare come strumenti, come oggetti di abbellimento anche estetico, anche per un paesaggio appunto come quello gotico per cui l'abbiamo utilizzato noi, se non addirittura come elementi, non so, sopra una casa di trasmissione. Ecco, questo invece rappresenta la scena western. Perché l'abbiamo bruciacchiata così? Poi deve essere anche colorata. Perché questi oggettini di plastica sono piuttosto bruttini. Quindi una regola della bellezza è che se tu imbruttisci il brutto, poi alla fine lo rendi anche bello, anche simpatico. Quindi bruciacchiate un po', lo distruggete, poi lo ricolorate, lo riproponete e già diventa un oggetto molto interessante. Oh, guardate questo cestino e questo oggetto, che cosa sono? Bene, se ci sono tra di voi dei napoletani o dei campani, avranno già capito di che cosa si tratta, perché sono tutti elementi che vengono acquistati, ma veramente per pochissimi euro, ne trovate veramente tanti, e già pronti, nei negozietti che sono dedicati alla costruzione dei presepi. Ora, il presepe napoletano
è veramente straordinario perché rappresenta al suo interno di tutto, ma proprio quando dico di tutto, da tutti i tipi di professioni, di mansioni, di personaggi, di alimenti, di oggetti. Voi trovate, certo, tutto, diciamo, d'epoca, quindi datato, quindi non troverete, non so, un'astronave da inserire, ricostruita, eccetera, nel presepe napoletano. Però questi oggettini sono interessantissimi e vi consentono di completare e di abbellire la vostra scena parlante. Non sarete magari voi napoletani, ma avrete degli amici napoletani sicuramente, e quindi commissionate loro questi oggetti. Non possono mancare nella vostra costruzione. Ecco, ordinare tutto, quindi tutte le varie cosette sui tavoli, quelle che dovete poi utilizzare per il vostro... Allora, poi a questo punto, diciamo, la scena è costruita, no? Abbiamo ultimato la costruzione della scena parlante. Bene, dobbiamo aggiungere le interazioni. Le interazioni si aggiungono come? Abbiamo ancora un quarto d'ora, così poi chiudiamo il nostro webinar, cioè ci stiamo avvicinando verso la fine. Che cosa sono gli elementi di interazione? Allora, sono tutti quegli elementi che consentono al visitatore di comprendere questa scena, cioè di studiare, di apprendere, perché il nostro scopo è costituire una scena che simbolicamente rappresenti dei contenuti e che quindi allo stesso tempo possa divulgare didatticamente questi contenuti. Chi la vede impara qualcosa. Allora la prima cosa da fare è un flyer di questo genere, un opuscolo, poi pensare ai collegamenti tramite anche QR code. Per esempio, qui loro stanno provando i QR code, perché ogni QR code deve rimandare un filmato. Questo filmato è stato registrato, è già stato registrato ovviamente. Questo che voi vedete è nero, in realtà è un green screen, per cui qui verranno sostituiti questi spazi neri con delle immagini che permettono poi di rendere comprensibile la spiegazione che lo studente farà sull'oggetto che è contenuto nella scena parlante. Vedete, questo è un lavoro interessantissimo, perché nel momento in cui io devo insegnare qualcosa è ovvio che la devo apprendere. Quindi cosa c'è di più bello di che apprendere dovendo insegnare qualche cosa, e soprattutto dovendomi chiedere: ma come faccio a trasmettere questo contenuto in un modo simpatico e originale? Allora qui veramente, ragazzi, ci possiamo sbizzarrire alla grande. Per esempio, non disdegnate poi le etichette. Tutti gli oggetti che voi avete collocato qui sopra devono essere etichettati esattamente come in un museo. Ecco qui ancora le prove. Vedete, qui abbiamo una scena costruita. Questa scena è costruita con tre fondali, di cui ho parlato prima, e poi all'interno c'è tutta la scena. Questa scena si può anche navigare, perché all'interno si trovano addirittura degli elementi in realtà aumentata. Ed ecco che uniamo le capacità di costruzione, costruttive, reali, materiali, le uniamo con tutta la tecnologia più incredibile che oggi è a nostra disposizione. E prima di presentare la scena dobbiamo verificare, mettere alla prova che quello che abbiamo costruito e fatto funzioni veramente. Poi possiamo inserire nella scena anche degli oggetti, diciamo, complessi di apprendimento, come questo. Questo poi voi lo trovate, lo metterò a parte anche all'interno della board. È proprio un sistema di attraverso il quale voi siete portati a giocare, a dare delle risposte, a trovare delle soluzioni, eccetera. Ve lo faccio vedere rapidamente da qua, quindi state sempre connessi, rimanete in ascolto, ed ecco qui che abbiamo sempre, e questa è la scena parlante che ha per tema la cinematografia. È stato associato un sito internet che spiega questa scena, quindi il sito è composto da
gli vari elementi, i quattro elementi principali della scena, quindi fantascienza, horror, avventura e poi altro, perché altro è composto invece da oggetti più piccoli, come vi ricordate il western o la commedia, perfetto. Se entriamo in fantascienza avremo delle spiegazioni sul termine fantascienza, chiaramente, ma poi abbiamo anche uno scorrimento di immagini che riguardano l'area di questa scena. Ecco, così anche l'horror, vedete? L'avventura, ogni sezione del sito darà degli approfondimenti, darà delle informazioni che sono differenti. E poi abbiamo naturalmente delle immagini che riguardano il backstage, quindi la costruzione della scena stessa. Va bene, però, eccolo qua, però se voi vi connettete appunto mentre guardate la scena, puntate il vostro smartphone in determinati punti, potete anche imbattervi in un vero e proprio sistema di gioco e di apprendimento allo stesso tempo, quindi di gamificazione, che vi porta a un widget molto complesso che è stato realizzato in questo modo. Qui per esempio dovete scrivere il ruolo dei diversi personaggi, qui bisogna spostare nell'ordine corretto le parole, qui bisogna selezionare i punti giusti, qua dovete dare delle informazioni, qui dovete ascoltare qualche cosa e poi dire a che cosa si riferisce, qui dovete completare le frasi, qui dovete collocare nell'ordine giusto le immagini, eccetera. È molto complesso, molto interessante. Vi proporrò di giocare a questo giochetto perché il widget è attivo. Anche qui, se siete interessati a un webinar sulla costruzione di widget di questo genere, sarò ben contento. Ne ho fatto uno praticamente un anno e mezzo fa, poi non mi sono più occupato del tema, però certo è una cosa che è molto interessante, ma lo scrivete nella vostra chat, così ne parliamo. Allora, stavamo parlando degli elementi, abbiamo detto, della costruzione di interazioni. Quindi tutti i tipi di interazioni devono essere inseriti qui all'interno. Poi adesso vi faccio vedere rapidamente una carrellata di scene parlanti individuali, molto più semplici da creare, ovviamente. Non so, l'assassino di Kennedy, per esempio, questo è Kafka, e le metamorfosi, qui sono una foto solo di ragazzi al lavoro, questa è la guerra in Vietnam, questa è una cornice che manda fotografie e immagini, questo che vedete qui in alto a destra, eccola qua, questo è una rappresentazione del Siddhartha di Hermann Hesse. Notate anche una busta, si apre la busta e c'è una lettera, la lettera cita una parte dell'osservazione di Siddhartha, l'acqua, vedete la canoa, perché questo è rappresentato il dialogo finale tra Siddhartha e il barcaiolo. Poi qui abbiamo Baudelaire, l'albatro, una rappresentazione di Baudelaire con l'acqua. Questo l'albatro, questo albatro che cos'è? Ma voi andate in un tabaccaio quando siete in giro per turismo, in un tabaccaio qualsiasi, trovate 10.000 di questi oggettini, no? Allora dovete ragionare in questa ottica, dovete cominciare a pensare a che cosa mi può servire questo oggetto. Ah, carino quest'altro, come lo posso usare per una scena? Mi può essere utile? E così invito a spendere il vostro magro stipendio comprando un mucchio di cazzate che poi vi saranno utili un domani per costruire le scene, ok? Quindi eccolo qua, il viaggio infatti alla ricerca di se stessi. In questo caso questo è il 56 in Ungheria, vedete? Storia, quindi in questo caso. Questa invece è una scena che riguarda l'artista e riporta diverse forme d'arte. Questo invece è in costruzione ed è una scena parlata che riguarda un romanzo di John Fante che si intitola Un anno terribile, è la storia di un ragazzino che voleva diventare un grande giocatore di baseball. Tutte queste scene che avete visto sono state portate agli esami di Stato di
maturità in questo caso, quindi corredate da tutta una serie di opuscoli, elementi, filmati, eccetera, che ragazzi, ciascun ragazzo in questo caso ha costruito e che è servito per evitare di presentare le solite tesine agli esami di Stato. Vi devo anche dire che i miei studenti non presentano mai tesine, lungi da noi questo obbrobio e questo orrore di tesine. Noi, da quando esistono i nuovi esami di Stato, costruiamo sempre degli oggetti e sul modello della didattica museale, e questi oggetti possono essere anche diarie di viaggio, varie cose. Giusto stamattina ho fatto una riunione con gli studenti delle quinte per presentare loro una ventina di modalità differenti di presentare l'esame senza slide di PowerPoint, senza tesine, senza queste cose che ormai sono, ormai, ma anche prima, sono sempre state negative perché, per tanti motivi. Però adesso non voglio toccare questo argomento perché voglio mostrarvi invece delle scene finite. Eccola qua, questa è la parte industriale che riguarda la seconda rivoluzione industriale. Allora notate che questo, per esempio, è la rappresentazione di una fabbrica con il processo della catena di montaggio. Voi vedete una catena di montaggio realizzata, come potevamo realizzarla, ma ci sono i chassis delle automobili, poi tutta la parte di vetro e poi la scocca, e quindi ognuno. Vorrei spiegarvi in che cosa consistono questi materiali. Allora, prima di tutto, questo che rappresenta una fabbrica con le tre porte d'ingresso è bellissimo ed è rappresenta l'autorimessa ferroviaria. Ora, questo oggetto ci è stato, non dico regalato, ma insomma quasi, da un negozio di modellismo, perché i negozi di modellismo, voi dovete sapere, che hanno in magazzino un sacco di materiale che loro non vendono più e che danno via veramente a poco prezzo, e vale la pena farsi un giro per vedere che cosa hanno. E quindi, opportunamente adattato, ecco che questo diventa la rappresentazione simbolica del processo, di un processo produttivo, che è quello della catena di montaggio. Poi notate invece che questo è il motore a scoppio. Allora, questo motore a scoppio è più grande dell'hangar, cioè della fabbrica, ma non importa, perché è scena parlante, non è diorama o plastico in scala, come vi ho detto prima. Poi il QR code rimanda delle ulteriori spiegazioni. Qui ci sono le etichette, tutti hanno le etichette, vari QR sono posti in differenti luoghi, e ci sono anche dei simboli in giro che invece rappresentano meccanismi di realtà aumentata, per cui passate con il vostro smartphone inserito dentro gli occhiali visori 3D e siete collocati dentro un ambiente immersivo. Ecco, guardate, vedete i fili, la costruzione di questi fili, quindi il telegrafo, l'elettricità, i pozzi di petrolio, la fabbrica, che non è altro che un hangar che siamo riusciti a trovare, materiali di recupero, materiali ritrovati, vari elementi, il gran nero, tutti sporchi perché carbone dappertutto, ovviamente, per costruire questa scena, e poi questi pannelli che rendono la scenografia veramente incredibile. Ecco qui un altro scorcio, questa è un'altra veduta. Qui invece siamo sempre nella rivoluzione industriale, seconda rivoluzione industriale, ma l'ambiente cittadino. L'ambiente cittadino, questo sarebbe il parco, l'importanza che il parco di New York ha avuto per la città, per esempio, la costruzione di un grattacielo, il cinema, l'importanza del cinema. Guardate come non sono in scala questi elementi, questi spettatori sono più piccoli della presentatrice. Il cinema è stato costruito così, con un'immagine molto famosa e un'intelaiatura che è stata costruita a mano. Eccolo qua. Questi sono uguali. Oh, abbiamo due slide uguali. Perfetto, da cambiare. Poi abbiamo qui un altro tipo di scenografia. Guardate, questa invece è costruita in un modo diverso, perché qui abbiamo queste immagini, dovete sapere che sono
delle scansioni di pagine di fumetto ingrandite e poi ritagliate per avere questo tipo di palazzi. Fumetti che non c'entrano niente con Batman, chiaramente, ma dei disegni così, sono stati montati su del polistirolo che poi è stato scontornato in questo modo. E il polistirolo è stato montato poi, sul polistirolo è stato montato dietro dell'alluminio, lo vedete, questo è dell'alluminio, perché l'alluminio crea dei giochi di rifrazione molto interessanti. Questo è un listello del tipo di cui vi ho parlato prima, questo è Alfred, essendo su questo listello lui può correre su e giù. Questo è un bunker tedesco ritrasformato in qualche cosa di un'abitazione gotica veramente curiosa, e qui abbiamo due palazzi direi tipici di un'ambientazione gotica scura. Poi qui in mezzo abbiamo delle luci e tutti questi personaggi sono montati su listelli. Sotto questo piano c'è una batteria che alimenta le luci, l'illuminazione, chiaramente. La scena parlante è stata prima progettata così, lo vedete, con la carta molto semplicemente, no? Si pensa come collocare gli elementi, niente di straordinario. E poi un po' per volta viene costruita, ecco, le fasi di costruzione. Lo vedete? Ah, una cosa su questo materiale. Questo tessuto è una riproduzione dell'asfalto autostradale. E voi lo trovate in grandi rotoli, è fatto poi bellissimo, voi lo incollate con il vinavil, costa poco, è bellissimo, lo stendete e avete un effetto, in questo caso per una rappresentazione gotica, veramente straordinario. Ecco la scena in costruzione. C'è qualche errore, intanto ne approfitto per correggere. Eccolo qua. E poi al buio con le illuminazioni della scena stessa che si riflettono sull'alluminio, si crea veramente un ambiente assolutamente straordinario, bellissimo. Guardate che ambientazione, guardate che illuminazione, guardate questo è un muro di cartone, è precostruito, perché esistono nei negozi di modellismo, li trovate anche su Amazon, così, delle riproduzioni su cartone di opere murarie, quindi basta ritagliarle, poi le fustellate un po' così, ecco, vedete, le fustellate un po' così e sembra un muro diroccato o in costruzione. Guardate che luci, un'illuminazione straordinaria. Ecco, questi sono dei dettagli, il cagnolino con una vecchia auto. Queste vecchie auto, cose così, le trovate veramente un po' dovunque. Se abbiamo tempo vi faccio vedere il filmatino, se no ve lo ripropongo poi a parte. Divulgazione, eccolo qua. Quindi i testi, la divulgazione. Divulgazione attraverso cornici fotografiche, di cui ne ho parlato prima. Poi i testi che possono essere introdotti all'interno di opuscoli, all'interno di biglietti da visita, quindi piccole cartoline. Questa è una piccola cartolina che spiega: sei un ragazzino di scuola elementare e media, guarda le scene, muovi i personaggi, prendi l'opuscolo e gioca con le emozioni del cinema. Hai visto gli occhiali stereoscopici? Guarda come si costruisce un effetto 3D basato sull'ottica. Oppure, sei uno studente di scuola superiore, stai preparando gli esami, vuoi stupire i tuoi amici? Scopri tutte le tecniche utilizzate per animare le scene con realtà aumentata. Scarica l'applicazione Liar e cerca i luoghi del Chuck. Inquadra, tappa sull'immagine inquadrata, guarda i filmati, i robot che parlano, effetti creati con il green screen. È la magia del cinema. Oppure, sei un adulto appassionato di cinema, allora scopri l'apprendimento di prossimità con le tecnologie Beacon, perché abbiamo costruito anche un apparato di prossimità, di trasmissione di prossimità con questa tecnologia Beacon, molto complessa, ma in questo caso siamo in un ambito per adulti, ovviamente anche di programmazione. Scarica l'applicazione Lockly e così via. E poi scopri cosa contiene la scena. Cioè, sei un visitatrice curioso, quindi una delle tante persone che possono capitare di fronte a un'esposizione del genere, allora scopri cosa contiene la scena
le informazioni con il QR e così via. Cioè, cosa vuol dire questo? Quello che vi spiegavo all'inizio, la scena parlante parla a tutti. Questa è anche la difficoltà, ma anche la bellezza di organizzare un apprendimento che è multipersonale e che spinge poi chi lo crea a pensare alla divulgazione. Quindi, ed ecco qui abbiamo le due scene della seconda rivoluzione industriale esposte con i poster, naturalmente, un bel non toccare sistemato qua. Ecco, lo vedete qui da un'altra prospettiva, gli opuscoli a disposizione del pubblico, i poster che illustrano, altre vedute dall'alto, altre vedute. Questi sono esempi di opuscoli, quindi flyer da divulgare, da distribuire. Per esempio, all'esame di Stato i miei studenti preparano, qualsiasi cosa presentino, sempre un flyer di questo genere per presentarsi all'esame e presentare il loro argomento. Ok, qui sono altri opuscoli. Altri opuscoli su altri contenuti, vedete? Poster. Questo è il poster della scena parlante creata sul cinema. Quindi poster grandi, eh? Grandi, 70-100, anche di più. Questo è il poster di presentazione delle scene, addirittura anche in A2. Altri poster e così via. Poi avete le etichette. Le etichette le create anche con Word, naturalmente. Poi le stampate si tagliano su cartoncino, si incollano. Questa è la parte da incollare, quindi si piega questo e si... Decidere anche le etichette, che cosa inserire, è tutto un lavoro cognitivo di straordinaria importanza. Ma io sono contentissimo di questo metodo che porto avanti da tanti anni. Ho messo a punto, ho preparato anche tutti i fogli di Excel per la gestione, eccetera. Le figurine, un altro sistema di divulgazione, i codici QR, l'abbiamo visto, i filmati in green screen, eccetera, no? Per presentare la scena stessa, filmati iconici, quindi composti da icone, immagini con la voce fuori campo delle ragazze che parlano, animazioni a passo 1 e così via, insomma ne abbiamo. E poi naturalmente il processo di controllo. Ecco che mentre i ragazzi lavorano, l'insegnante poi li chiama uno per uno sistematicamente per verificare anche le loro competenze, quello che hanno appreso, stabilire le valutazioni, controllare che il processo sia compiuto, il controllo degli allievi, l'allievo, la scena, il nome dell'allievo, cosa deve fare, quali sono i suoi compiti, a che punto siamo arrivati, quali sono le aree. No, questo è un compito di gestione che deve svolgere l'insegnante, le motivazioni, insomma, vari elementi che abbiamo creato. Però adesso noi abbiamo un po' sforato e io non sono riuscito neanche a dire tutto, perché veramente, qui ripeto, l'argomento è molto ampio. Che cosa faccio? Adesso io mi ripresento. Va bene, direi che si è fatto un po' tardi, sono le 8:15, abbiamo un po' sforato, però di cose da dire ce n'erano tante, credo che sia stato esaustivo tutto il processo. Poi sapete, questo genere di cose bisogna mettersi in gioco e farle. Perfetto, allora vi saluto e buona serata, buona continuazione. Il prossimo webinar mi sembra che sia la settimana prossima, quindi ne abbiamo due ancora prima della fine dell'ottava stagione. Ciao a tutti, grazie per avermi seguito e buona serata.